Queste sono le ASIC Gel Nimbus 26, rappresentano una scarpa molto confortevole con un miglioramento rispetto al modello precedente, sicuramente adatta a tutti i podisti amatori per correre tutte le distanze, ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche, sapendo che sarà disponibile sul mercato dal 15 gennaio. La scarpa nella taglia US 9 pesa 304 grammi, si è praticamente leggermente inciccionita rispetto al modello precedente, è comunque sempre drop 8, 41,5 mm di altezza nel tallone, 33,5 nell'avampiede. La versione femminile invece pesa 262 grammi, ha 1 mm di altezza dal suolo più basso rispetto al modello maschile e, come avevo già raccontato, il drop femminile, che era di 13 nel modello 24, è rimasto 8, cosa che ovviamente è necessaria perché comunque altrimenti la scarpa sarebbe troppo alta e darebbe una instabilità un po' più importante. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le 2 cose che avrei cambiato e soprattutto in che cosa si differenzia rispetto al modello precedente, che ora ha un prezzo assolutamente accessibile. 2 sono stati i cambiamenti fondamentali di questa scarpa. In primo luogo sicuramente il battistrada, che nel modello 26 ha una trazione assolutamente migliore, come vedremo nella recensione. Inoltre è migliorata la tomaia e l'allacciatura. In questo caso la scarpa è leggermente, dal mio punto di vista, più traspirante. Sarebbe comunque importante correre a 35 gradi, cosa che ovviamente non posso fare. Sicuramente però l'allacciatura con i nastrini sulla parte centrale consente un bloccaggio del piede migliore. È stata aggiunta una quantità di gomma nel tallone leggermente più importante rispetto al modello precedente, cosa che offre una migliore stabilità e sicuramente un appoggio più confortevole. Poi la mescola, secondo me, è leggermente diversa, ma non così diversa. La linguetta è migliorata anch'essa ed inoltre di Elephant in the Room è che questa scarpa è aumentata di 14 grammi nella taglia US 9 e quindi potrebbe, avendo superato la soglia psicologica dei 300 grammi, creare qualche problema al podista amatore evoluto, anche se secondo me non ho notato nessuna differenza sostanziale rispetto al modello precedente. In primo luogo ho apprezzato il fatto che abbiano aumentato lo spazio nell'avampiede solamente perché la tomaia è molto più morbida, anch'essa comunque in engineering knit, ma questa tomaia vi consente di allargare le dita del piede, cosa che invece, come mi ha spiegato anche la mia carissima amica Francesca, con questo modello potevate sentire qualche problema. Avevano adottato una scarpa pensata per correre la gara, ma di fatto il design col nuovo modello vi consente comunque di avere una sensazione parecchio buona. Le vostre dita del piede sicuramente vi ringrazieranno. Ho amato poi in generale anche l'allacciatura di questa scarpa con dei passalacci. Mi ha raccontato Filippo Pavesi, collaboratore di Correre, che questa secondo lui è una delle migliori soluzioni di allacciatura, grazie alla quale la scarpa si allaccia in maniera precisa, perfetta e senza necessariamente avere dei problemi. Potreste forse, se l'allacciate troppo stretta, avere qualche problema al collo del piede, visto che la linguetta è in knit e non ha nessun supporto superiore, ma dal mio punto di vista la soluzione è decisamente buona, anche se forse avrei preferito una linguetta paffuta. Della linguetta ho amato la soluzione a soffietto, in questo caso si muove molto di meno rispetto al modello precedente, l'ho notato in particolare facendo i video e soprattutto è stato inserito il numero 26 sulla linguetta stessa, dove c'è il laccio che vi consente di inserire, grazie anche al pull tab, il piede all'interno della scarpa in maniera molto molto semplice. Il knit poi è ben visibile anche nel tallone, che comunque offre una sensazione davvero molto confortevole. La conchiglia resta rigida nella parte inferiore, nella parte superiore si muove in maniera molto semplice, un salottino nella parte interna che consente di tenere il piede ben coccolato e soprattutto questa scarpa ha aumentato il livello di mescola nella parte superiore, cosa che ovviamente consente migliore stabilità ed offre al tempo stesso una sensazione di appoggio sul cuscino davvero molto piacevole. Nulla da segnalare invece per i lacci, che sono comunque piatti, lunghi, forse leggermente più corti rispetto al modello precedente, ma al tempo stesso l'allacciatura viene effettuata in maniera molto semplice e precisa e quindi non ho sicuramente nulla da dire di questi modelli.
Ho amato poi il fatto che, nonostante questa scarpa utilizzi una tomaia in knit ingegnerizzato, il design del Gel Nimbus 26 consente un bloccaggio del piede assolutamente molto buono e non avrete problemi di cambi di direzione nonostante il knit all'altezza dal suolo. Questa scarpa è stata davvero ben pensata e a livello di numero suggerisco assolutamente lo stesso numero. Se è vero che il volume medio nella parte superiore, la lunghezza è assolutamente paragonabile a quella degli altri modelli e quindi non vi suggerisco di prendere mezzo numero in più. Invece moltissimo da segnalare dalla mescola che è in Flight Foam Blast Plus Eco, che è 24%, così dice l'azienda giapponese, più sostenibile rispetto alla media delle altre mescole presenti sul mercato. Dal mio punto di vista, utilizzando i sensori RunScribe con le due scarpe, ho notato che comunque la scarpa stessa, confrontando l'anno scorso con quest'anno, ha di fatto più o meno, almeno a livello di reattività, la stessa risposta energetica del modello precedente. È invece leggermente cambiato il rocker della scarpa stessa e secondo il mio amico e grandissimo esperto di scarpe Filippo Pavesi, questa scarpa ha una migliore portanza nell'intersuola. Molto però chiaramente dipende dal vostro appoggio: se appoggiate di avampiede, il fatto che abbia 33,5 mm di altezza dal suolo e soprattutto che la pianta sia leggermente più larga e con un battistrada sicuramente migliore, questa cosa vi consente di correre in maniera molto piacevole anche di fatto velocemente. Di sicuro però, se il cambiamento del rocker non è così evidente, la portanza è migliore, quindi potreste in effetti, se il vostro motore ve lo consente, correre anche davvero velocemente. Ho amato il fatto che la scarpa sia ancora leggermente più stabile rispetto al modello precedente. Chiaramente è una scarpa stabile ma neutra, perché paradossalmente i miei sensori mi hanno mostrato che nel piede sinistro, dove sicuramente corre in maniera molto neutra, l'angolo di pronazione è incredibilmente diminuito, mentre sul piede destro, dove invece ho qualche leggero problema dovuto alla frattura alla caviglia del 2022, la scarpa comunque ha un angolo di pronazione più importante e di conseguenza suggerisco questa scarpa soltanto al podista amatore neutro. Si può estrarre la soletta, che può essere sostituita da un plantare personalizzato, ma poi la cosa andrebbe ad aumentare il peso della scarpa stessa, e non so se questa cosa la suggerisco al podista amatore voluto. A garantire poi ulteriore stabilità, questa struttura della conchiglia, che si estende praticamente fino a dove ho messo le dita della mano sulla conchiglia stessa, cosa che di fatto non rappresenta davvero una vera guidance, ma al tempo stesso vi consente di correre in maniera abbastanza parallela, soprattutto se non avete problemi di iperpronazione molto evidenti. A completare il design dell'intersuola, la presenza del Pure Gel nella parte posteriore, cosa che consente un appoggio leggermente più morbido, mi metto in sovraimpressione tutti i componenti della scarpa stessa e anche il mio appoggio. Secondo me, appoggiando il tallone, questa struttura in Pure Gel vi consente comunque una stabilità migliore e sicuramente un appoggio sul cuscino. Tra l'altro, sarebbe luminoso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno sicuramente copiose. Una delle cose che invece è sicuramente migliorata e che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che ASICS abbia adottato questo sistema che si chiama Hybrid ASICS Grip, che di fatto consente una migliore trazione grazie ai tasselli nella parte dell'avampiede, una quantità di gomma sicuramente superiore su tutta la superficie, e soprattutto per chi appoggiasse di avampiede non è più come nel passato, dove nella parte mediale c'era di fatto una gomma esposta. Ho amato anche il fatto che la gomma sia stata estesa su tutta la superficie, si è leggermente rovinata nella parte del tallone, anche se io appoggio di mesopiede. Chiaramente però questa scarpa potrebbe essere utilizzata per tutte le corse, anche in pista bianca, ma pure con la pioggia e, perché no, la mattina presto quando ancora c'è la brina. Ho amato sicuramente il fatto anche che sia presente una segmentazione centrale che consente una migliore stabilità, ma come ho già detto, questa scarpa è sicuramente adatta soltanto al podista amatore neutro che volesse correre anche velocemente, ma soprattutto per tutte quelle corse lente, piacevoli e divertenti che facciamo quando recuperiamo tra un allenamento intenso e l'altro. È presente come al solito il tallone smussato, che in questo caso però ha una protuberanza assolutamente inferiore rispetto al modello precedente, cosa che di fatto potrebbe consentire a chi appoggiasse veramente di tallone di avere una sensazione di appoggio migliore, perché con il modello precedente
si poteva avere qualche problema ai tibiali nel caso in cui appunto l'appoggio fosse stato estremamente di tallone. Ho amato poi che la scarpa sia leggermente meno rigida rispetto al modello precedente, che invece era più difficilmente piegabile, cosa che di fatto, combinata con tutte le altre aspetti raccontati, mi fa dire che questa scarpa è adatta a tutti i podissiamatori evoluti e non che volessero utilizzarla dai 7 al chilometro fino a 4 al chilometro. Chiaramente esistono delle soluzioni migliori in casa ASICS, ma anche di altre aziende, per correre più velocemente. La Nova Blast è sicuramente più reattiva rispetto a questa scarpa, che comunque pesa 304 grammi e quindi è un aspetto da tenere in considerazione. D'altro canto, la utilizzerei per tutte le distanze, dai 10 km fino anche a correre lunghi, lenti. Io l'ho utilizzata domenica scorsa per fare un lungo da 33 km in maniera piacevole e divertente. Secondo me potrebbe essere una scarpa unica, soprattutto se non avete ambizioni di velocità, dove invece ovviamente potreste pensare ad utilizzare una seconda scarpa nella vostra rotazione, magari la Nova Blast 4. A livello di durata, la Gel Nimbus 26 potrebbe assolutamente portarvi almeno fino agli 800 km, visto la quantità di gomma presente nel tallone, il miglioramento significativo del battistrada e, soprattutto, se non pesate oltre gli 80 kg, comunque questa scarpa vi consentirà di correre davvero in maniera piacevole per tantissimo tempo. Questa Gel Nimbus 26 è sicuramente adatta a tutti i podissiamatori evoluti per correre le corse lente, ma anche per il podista alle prime armi che cercasse una soluzione super premium e che potesse essere utilizzata per tutto l'anno. Secondo me potreste utilizzarla anche se pesate 90 kg e forse la suggerisco se non avete veramente dei problemi di pronazione. In tal caso invece suggerisco di passare alle Kayano 30. Secondo me la Gel Nimbus potrebbe entrare nella rotazione del podista amatore evoluto, per esempio prendendo questa e una scarpa molto più veloce, e con due scarpe sicuramente potreste fare tutta la stagione. Non sono chiaramente tutte rose e fiori dal mio punto di vista. Due sono i principali problemi di questa scarpa. Se fate parte della lista delle persone che non scelgono scarpe oltre 300 grammi, questa scarpa è aumentata di 14 grammi rispetto al modello precedente. Questa cosa potrebbe crearvi qualche problema, anche se effettivamente dovrebbe essere utilizzata soltanto per le corse lente, però questo è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione nella scelta dell'acquisto, anche perché ci sono soluzioni sicuramente più leggere. In secondo luogo, e questa è solamente un'opinione personale, la linguetta in knit non è il mio cup of tea, perché se allacciate la scarpa in maniera molto stretta potreste avere qualche problema al collo del piede, se allacciate in maniera un po' troppo larga potrebbe slacciarsi, e quindi secondo me avrei preferito una soluzione con una linguetta un po' più paffuta, però questo ovviamente è una scelta personale. In conclusione, ho amato queste Gel Nimbus 26 per tutte le corse lente, rigeneranti, ma anche per correre a lungo, perché rappresentano secondo me una delle migliori scarpe a livello di comfort. Mi è piaciuto il fatto che sono migliorate le due cose che invece erano i problemi del modello precedente. Le suggerisco, saranno in vendita a partire dal 15 gennaio al prezzo di 200 euro di listino. Poi nel frattempo, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dare da mangiare al coniglio, anche se in questa recensione non è venuto a disturbarmi. Ciao, alla prossima.